Maestà, non vi ho vista entrare. Non vi ho mai vista prima. Benvenuta nella casa del Signore. Maestà, ecco il vostro umile servo. Che cosa posso fare per voi, maestà? Volete confessarvi? Che cosa puoi fare per me, prete? Giuri di far rispettare la legge di Dio, di essere nobile e generoso in ogni tua impresa, di aiutare i poveri, di proteggere i deboli, i vecchi e gli infermi? Lo giuro! Voglio farti un regalo, il dono della certezza. Giuri di non disonorare mai la corte di Camelot, di proteggere gli altri tuoi cavalieri e di servire Dio e il tuo paese? Lo giuro! Dovresti sapere se esiste veramente il tuo Dio. Ti nomino di fronte a tutti i presenti cavaliere della Tavola Rotonda. Il prete! Qualcuno ha ucciso il prete! Il re desidera che tu vada da Merlino. Il mago ha un messaggio per te. Sbrigati. Se c'è una cosa che odia è aspettare. Questo è il tuo primo giorno qui a Camelot. Sono stato io a presentarti e non vorrei pentirmi di questa decisione. Non tornare fino a quando non avrai eseguito gli ordini di Merlino. Stai attento a Merlino. Lui ti potrebbe annientare con un semplice sguardo. Poi potrebbe pentirsene, ma sarebbe troppo tardi. È un tipo pericoloso, non farlo arrabbiare. Che tavolo bello e robusto! Chissà quali discorsi ha udito. Grazie a Dio. Ecco una lanterna. Mi servirà sicuramente. Temo che anche le altre stanze siano buie. Il trono della mia sovrana Ginevra. Il trono del mio signore. Un'opera degli angeli. Ne prenderò una. Qui ce ne sono così tante. Quel fuoco ci sta riscaldando. Quel fuoco. Bene, ora è accesa.
Buongiorno, benvenuto nella mia fucina. Io sono il fabbro. Vi siete alzato di buon mattino? La maggior parte dei cortigiani dorme ancora. Immagino siate venuto per l'armatura. Beh, non è ancora pronta. Non ho avuto tempo. Non potete immaginare come sia stato impegnato. Da quanto tempo fa il fabbro qui a Camelot? Da quando ho perso un occhio. Ora non posso più combattere. Sai dove posso trovare Merlino? Non siete di qui, vero? Non sarà difficile trovare lo stregone. La sua casa è vecchia. Vecchia quasi quanto lui. Quando sarà pronta la mia armatura? Da un momento all'altro. Devo andare! Certamente. Chissà a quale cavallo apparteneva questo ferro. Farei bene a prenderlo come portafortuna. Salve, sono Wilf. Non badate alla puzza. Scommetto che volete un cavallo. O forse volete pulire l'attrezzatura? Ho qui un aggeggio che fa il caso vostro. Conosci lo stregone? Ehi, ehi! Intendete dire dal punto di vista biblico? Dove posso trovare Merlino? Su, giù, di qua e di là. Non so dirvi di più. Ora devo lavorare. Ho delle responsabilità. Sei contento di lavorare qui a Camelot? Sono contento, come vedete. Sicuramente più di quel prete, capite quello che voglio dire? Grazie, mi sei stato di grande aiuto. Di niente. Uno strano arnese, ma molto utile. Ehi, è mio! In questo secchio metto il letame. La responsabilità ricada su di voi. Un bel bassorilievo, assai raro nel nostro paese. Strano, sembra che seguano ogni tuo movimento. Un bel bassorilievo. Bell'intaglio. Di sicuro Merlino l'ha trovato nella sua terra natia. Strano, sembra che seguano ogni tuo movimento. E se li schiacciassi? Non ci arrivo! Un bel bassorilievo. Bell'intaglio. Di sicuro Merlino l'ha trovato nella sua terra natia. Strano. E se li schiacciassi? Porta! Chissà se riuscirò ad aprirla.
Questo libro sembra vecchio e molto letto. Ragazzo, non sei ancora pronto. Come osi avventurarti nella mia stanza? Sei venuto per derubarmi? Rispondimi! Perdonatemi, Merlino. Mi ha mandato Artù. Dice che avete un messaggio per me. Per te? Ma sei solo un ragazzo. E per di più sei un tipo piuttosto impulsivo. Addio. Addio, cavaliere. Sei piuttosto curioso per essere un prode cavaliere. Hai ancora molto da imparare, Galvano. Buona giornata, Merlino. Artù mi ha mandato qui da voi. Avete un compito da affidarmi? Sì, ho un incarico da darti. Devi portare questo documento di accusa a Morgana. Devi consegnarglielo. Ha poteri magici. Non darlo a nessuno. Non farti fermare da nessuno. Se Morgana venisse a sapere che stai andando da lei, ostacolerebbe il tuo cammino. Stai attento e buona fortuna. Addio. Di già? La torcia è accesa, ma non vedo la fiamma. Che strana magia è questa? Non posso spostarla! Aspetta! Si sta muovendo! È così buio qui dentro! Non riesco a vedere! Mi sembra di sentire un filo d'aria. Chissà da dove proviene. Meglio. Ora sì che mi sento pronto. C'è qualcosa di rosso che luccica nell'acqua. Un teschio umano con rubini al posto degli occhi. Dei funghi. Chissà se sono commestibili. Li prenderò, solo per uso medicinale. È un vecchio coltello. È molto vecchio, ma potrebbe essere utile. Una coppa antica e sporca. È oro. Questa macchia scura non mi convince. Thank you.
Non capisco che cosa ci faccia qui. Questo boccacciale è meraviglioso. Che cosa, signore? Un messaggio per me. Fatemi vedere. Questo è solo ed esclusivamente per Morgana. Fammi entrare. Oh no, signore. Non posso farlo. Non mi lascerai entrare. Vi verrà sete a stare qui in piedi tutto il giorno. Portiere. Potrei trovare qualcosa che risolva i tuoi problemi. Oh, certamente, signore. Mi farebbe proprio piacere un bicchiere di birra. Grazie. Buona fortuna. Altri barili. Mi domando che cosa contengano. Sono sigillati. Ehi, è mio! Prendetelo pure, ma non l'ho ancora finito. Questo potrà essere utile. È tutto quello che c'è. Prendetelo o lasciatelo stare. Un boccale. Lo porterò via con me. Un boccale. Ehi, è mio! Un boccale. Lo porterò via con me. Ehi, è mio! Quei barili. Ah, la birra del fabbro. Sembra deliziosa. Dovrebbe piacere al portiere. Thank you.
Magnifico, signore, magnifico, proprio quello che ci voleva. Sire, sembrate preoccupato. Che cosa vi addolora? Non impicciarti dei problemi di un re, Galvano. Dove posso trovare Morgana? Devo consegnarle questo. Galvano, stimo molto i miei cavalieri e non voglio che rischino la vita in tali missioni. E tu sei così giovane. Consegnalo pure a me. Signore, Merlino mi ha detto di consegnarlo solo a Morgana. Galvano, ci sono delle strane forze in gioco. Abbi fiducia nel tuo re. Mi preoccuperò personalmente che venga consegnato all'interessata. Addio, sire. Sbrigati! E bravo, cavaliere, hai scoperto l'inganno. Morgana, che cosa sapete di Merlino? Merlino? Alcuni dicono che sia uno stregone, dovresti stare in guardia. Morgana, ho un messaggio da parte di Artù. Tenete. Da parte di mio fratello? Non dall'innamorato Lancillotto del Lago? Forse egli ha gettato le perle ai porci? Vi prego, ego Morgana, aprite questa lettera. È molto importante. Non così urgente da non potermela dire a voce. Buona giornata, mia signora. Addio, mio adorato. Finalmente me ne hanno mandato uno carino per colazione. Tutto moine come al solito? Guardati. Vi prego, Morgana, aprite questa lettera. È molto importante. Cavaliere, leggimela. Adoro la voce di un uomo così giovane e forte. Buona giornata, mia signora. Torna presto, ho bisogno di compagnia. Una lettera d'amore, cavaliere. Bene, sediamoci e leggiamola insieme. Mia signora, il sigillo. Penso sia di Merlino. Forse contiene un dono da parte sua. Grazie, giovanotto. Lo prenderò. Morgana, sei accusata di aver complottato e cospirato contro il tuo re. Che cos'hai da dire in tua difesa? Mio signore, sono innocente! Chiedo di sapere chi divulga queste false voci sul mio conto! Sono una regina, vostra sorella! È un mio diritto! Non siamo qui per discutere! Una volta per tutte pagherai per i tuoi crimini! Mio signore, siete un sovrano grande e saggio! E tutto il paese lo sa! La mia presenza qui a Camelot può esservi molto utile! In passato ho fatto molti errori e vi domando perdono per questo! Chiedo solo di poter essere al vostro servizio! Taci, Morgana! Su di te pesano gravi accuse! Per l'accusa di alto tradimento sarai bandita da Camelot. E mio caro fratello, da quando l'adulterio non è più un crimine? Cosa? Che cosa stai dicendo? Mio signore, stiamo discutendo sulla colpevolezza o l'innocenza di Morgana. Ella sta solo cercando di discolparsi, seminando sospetto e disaccordo.
Ah, come stai, vecchio stupido? Fai sempre magie per i bambini? Ah, ecco il nuovo prode cavaliere. Morgana, ti avverto per l'ultima volta. Chiudi quella bocca! Sono una regina e voglio essere trattata come tale! Silenzio! Vattene da questo regno! Guardie! Inizialmente ci furono gli anni d'oro, poi d'argento e poi ancora di bronzo. Seguirono quindi gli anni degli eroi e del ferro. D'ora in poi saranno anni di carestia e pestilenza. Vi perseguiterò nei vostri sogni. Vi ucciderò tutti. Guardie, portatela in prigione. Messaggero a corte. Qual è il tuo nome, fanciulla? Mi chiamo Elie. Porto un dono da parte di Morgana. È molto bello. Provalo al posto mio, Elie. I colori si addicono meglio alla tua candida pelle piuttosto che alla mia. Ma, signore, non posso. Io sono solo una serva. Non merito un tale regalo. Questo è per voi. Obbedisci al tuo re, subito. Questa volta hai esagerato, sarai punita! Merlino, mi spiace di averti convocato a quest'ora della notte, ma il problema deve essere risolto. Dobbiamo prendere una decisione sulla mia sorellastra. Ha esagerato! La mia gente comincia a non fidarsi più di me. La fedeltà al re non è più quella di... Non basta aver cacciato Morgana da Camelot. Deve essere uccisa. Giustiziata! Solo così si ritornerà ad avere fiducia in me. Sorgerà una nuova alba a Camelot. Se avremo sempre fede nel nostro Dio, supereremo ogni difficoltà. Conosco abbastanza bene Morgana. È furba, ma la sua sete di potere e dominio sta ora prevalendo su di lei. Dobbiamo mandare un cavaliere della Tavola Rotonda a Lioness. Un giovane, l'innocenza contro l'esperienza. Questo la confonderà e la lusingherà, poiché è una donna vanitosa. Ma non lo manderò allo sbaraglio. Forgerò per lui un anello magico che lo proteggerà da ogni attacco. La sua vita sarà al sicuro. Devo ritirarmi. C'è molto lavoro da fare. Ah, Galvano, ecco il novello cavaliere senza neanche l'armatura. Ti attende una terra ignota. Avrai bisogno di protezione. Forgerò per te uno scudo invisibile, un'armatura magica che ti proteggerà dal pericolo. Ma prima dobbiamo trovare tutti gli elementi che ci occorrono. Per cominciare, c'è bisogno dell'acqua del Pozzo di Ginevra. Ha delle proprietà magiche. Ma stai attento. Non sarà un compito facile, Galvano. Dovrai usare tutte le tue abilità di cavaliere della Tavola Rotonda. Ricorda, senza questo anello sarai nudo come un verme. Ora vai!
Buon pomeriggio, signore, eccomi. Sai che cosa c'è oltre queste mura, Wilf? Non molto, signore. Qui a Camelot ho tutto ciò di cui ho bisogno. Wilf, sai che cosa è accaduto in questi giorni? Ne ho sentito parlare, signore. Povera fanciulla, che crudeltà. Che cosa sai del Pozzo di Ginevra? Beh, è quel che si sente in giro, ma preferisco non parlarne. Sai dirmi come raggiungere quel pozzo? Mi dispiace, signore, non posso aiutarvi. Preferisco non parlarne. Ora devo andare, Wilf. Naturalmente, signore. Buon pomeriggio, signore. L'elmetto calza perfettamente, vero? Che cosa sapete del Pozzo di Ginevra? Grazioso, forse un po' bizzarro, ma piaceva molto alla regina. È facile arrivare a quel pozzo? Oh, sì, non lontano dalle mura del castello c'è un sentiero che attraversa la foresta. Pensi che il pozzo sia maledetto? Vedete, signore, non sono un tipo che si spaventa facilmente, ma mentre stavo sigillando la porta, sentivo di non essere solo. Ehi, Fabro, hai mai visto quel pozzo? Solo dall'esterno. Ci sono andato con Merlino per sigillare la porta. Ora devo salutarti, Fabro. State attento, signore. Galvano, tu sai che siamo in guerra con Lioness. Come sta quella fanciulla? È viva, ma è rimasta sfregiata. Per fortuna Merlino era presente. Lancillotto, che cosa sapete del Pozzo di Ginevra? Il pozzo? Beh, ora è stato fatto sigillare. Devo trovare il Pozzo di Ginevra. Potete aiutarmi? Perché vuoi andare proprio lì? Non ci va mai nessuno, nemmeno io. È vero che il pozzo è sorvegliato da forze oscure? Se è questo quel che si dice, allora è vero. È molto lontano da qui. Una breve passeggiata nella foresta. Così mi hanno detto. Arrivederci, cavaliere. Addio, e smettila di curiosare. Salve, signore. Ottima birra. Vi restituisco il vostro boccale. Beh, buona fortuna, signore. Un recipiente d'oro. Questo deve essere sangue di drago.
Un cerchio delle fate. Ne ho sentito parlare spesso. Questo meraviglioso. Non posso spostarla! Aspetta! Si sta muovendo! Sembra che la luce del sole riesca ad entrare qui. Proprio la luce del sole proviene dal pozzo illuminato. C'è una scala che scende. Porta proprio dentro l'acqua del pozzo. Ah, fresh meat! Accidenti, quando ripenso a quei giorni. Galvano rappresentava l'ultima speranza per il re. Quando Galvano morì, non c'era più speranza per Camelot. Morgana fece quello che voleva. Carestia e pestilenza imperversarono nel nostro paese, non potete immaginare. Re Artù era ormai un uomo distrutto. Le sue speranze e i suoi sogni erano ormai svaniti e la popolazione, ridotta in miseria, si rivoltò contro di lui. I cavalieri della Tavola Rotonda se ne andarono, ognuno per la propria strada, alcuni a combattere come mercenari in come Lancillotto, che non rividi mai più. Si dice che abbia litigato con il re a causa di una donna, ma non voglio sapere nulla al riguardo. Io ho sempre lavorato sodo, capite cosa voglio dire? Morgana si trova ancora a Lyoness e continua a combinare guai di ogni genere. Credo che rimarrà là fino a quando un cavaliere coraggioso riuscirà ad ucciderla, riportando pace e prosperità nel regno. Per quanto mi riguarda, divenuto ormai vecchio, lasciai Camelot subito dopo la morte di Galvano. Non sopportavo di vedere il re ridotto in miseria.
Alcune settimane or sono mi è capitato di passare per Camelot e mi si è spezzato il cuore nel vedere quel paese a me caro ridotto in rovina. Accidenti! Credetti anche di vedere il vecchio Merlino scattaiolare intorno, come era solito fare i vecchi tempi. Probabilmente i miei occhi si sono ingannati, perché dopo la morte di Galvano nessuno lo ha più visto. È semplicemente sparito. Non è morto, oh no, non il vecchio Merlino. Credo stia vagabondando da qualche parte, tenendo le cose sotto controllo, aspettando l'opportunità di vendicarsi di Morgana, aspettando l'occasione buona. Capite cosa voglio dire? Accidenti, quando accidenti. 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 Thank you.
L'acqua luccica persino nel boccale. Ah, le acque cristalline del Pozzo di Ginevra. Perfetto. Allora il sangue di drago ha funzionato, Galvano? Che cosa ti avevo detto? Ora abbiamo l'acqua del Pozzo di Ginevra. Domani, quando sarai più riposato, ti darò un nuovo incarico. Galvano, ti sei riposato dopo la ricerca di ieri? Ora ho bisogno del secondo elemento per il tuo anello magico. Devi trovarmi un frammento di guscio d'uovo. Non un uovo di gallina, bensì il guscio della bestia più feroce che esista, il drago. Stai attento però, portami solo il guscio. Non ho intenzione di uccidere nessun animale. Già di ritorno? Hai portato il guscio d'uovo? Dove troverò il drago? Ti devo dire proprio tutto? Ti devo condurre per mano? Perché amate tanto i draghi? Sono animali magnifici, nobili, fieri, amano molto i loro piccoli e difendono chi si trova in pericolo. Non ho mai visto un drago. Sono quasi estinti. Quel demonio ha dato loro la caccia senza pietà. Ora devo andare. Vai ora e non tornare fino a quando non avrai eseguito il tuo compito. Salve signore, come state oggi? I cavalli sono tranquilli. Sapete perché? Oggi è venuta qui. Wilf, sto cercando
un drago. Un drago? Volete dire il drago, signore? Wilf, dove posso trovare questo drago? Beh, ho sentito dire che vive sulle colline. Sei un bravo figliolo, Wilf. Grazie, signore. Da quando sono morti i miei genitori, la vita è stata molto dura. Non lavorare troppo, Wilf. No, signore, e voi state attento ai draghi. Ecco un volto noto. Volevo ringraziarti per l'elmo. Un elmo senza i buchi per gli occhi deve essere proprio utile. Che cosa sai sui draghi, Fabbro? I draghi? Che volete che sappia un Fabbro sui draghi? Sei molto gentile. I miei amici si riconoscono nel momento del bisogno, non è vero? Ti lascerò al tuo lavoro. Parsi da tempo. Gli amici... Galvano. Lancillotto? Che cos'è quel segno di rossetto sulla guancia? Non sono affari tuoi, Galvano. Non dirò a nessuno uno del rossetto. Saggia decisione. Salve, Lancillotto! Salve, Galvano. Ah, Galvano, mi pare che tu sia molto occupato. Come state, Sire? Sto aspettando il Fabbro. Oggi devo partecipare a una giostra. È molto nota la vostra maestria nella giostra, Sire. Bisogna mantenersi in forma, Galvano. No, un re ha molti nemici. Sire, che cosa sapete dirmi dei draghi? Povere bestie. La femmina si strugge perché non sente la voce del suo compagno. Non vi tratterrò più a lungo, Sire. Va bene. Non vedo l'ora di partecipare alla giostra insieme a te. Galvano! Devo trovare la tana del drago. Morgana ha ucciso il maschio. Fortunatamente c'è ancora la femmina. Ora devo andare, mia signora. Un momento, Galvano. Dovremmo parlare e conoscerci meglio. Beh, arrivederci, mia signora. Mi siete molto, molto, molto simpatico, Galvano. Fate attenzione.
C'è qualcosa nascosto tra la polvere e lo sporco. È una specie di corno. Qualcuno l'ha dissepolto. Forse riuscirò a catturare il drago con questo. Sembra che queste ossa siano state masticate. No, semplicemente ripulite dalle creature della notte. Sembra che queste ossa siano state masticate. Una roccia. È piuttosto pesante. Altre ossa sparse ovunque. Altre ossa sparse ovunque. Sembra un uovo di drago. È freddo, Dodo. Lo porterò con me. Altre ossa. Questa caverna sembra molto profonda. Devo esplorarla. Un bastone. I bastoni possono essere utili. È un uovo di drago. Guarda i colori. Dai! È bollente, non riesco a toccarlo. Dovrò lasciarlo qui. Questa sabbia è calda. Troppo calda per poterci camminare. Questa sabbia è calda. Ah, il calore della sabbia ha fatto schiudere le uova. Penso sia proprio ciò che Merlino vuole. Thank you.
Bene, ora ho un altro elemento per l'anello magico. Ve n'è ancora un altro, Galvano. La sua ricerca potrebbe mettere a dura prova la tua pazienza. Manca il terzo elemento, Galvano. L'ultimo ingrediente per l'anello magico. Ho bisogno di una pepita d'oro fatato. Devi cercare le fate e chiederla a loro. Ma ricorda, deve esserti consegnata di spontanea volontà, altrimenti i suoi poteri magici svaniranno. Quindi sii gentile. Come sta oggi il mio cercatore d'oro? Raccontatemi qualcosa sulle fate. Sono delle creature infide e fastidiose. Un minuto ostili ed insolenti, un attimo dopo allegre e birichine. Esistono dall'inizio dei tempi e considerano la terra e i mortali come i loro giocattoli. Bisogna trattarle con cautela. Merlino, sembrate preoccupato. Sì, non bisogna sottovalutare la minaccia di Morgana. Ora capisco, Merlino. Sbrigati, il tempo vola! Ossequi, cavaliere. Buonasera, Lancillotto. Il nostro portalettere è stato molto impegnato oggi. Devo cercare le fate. Ah, un incarico adatto a un cavaliere. Un cavaliere ha molti doveri, non è vero? Certamente, e dare la caccia alle streghe non rientra fra questi. Come sta a Ginevra, Lancillotto? Eh? Cosa? Perché lo chiedi a me? La vedo così poco. Addio, Lancillotto. Addio, Galvano. Stai attento alle fate. Galvano, come sono felice di vedervi. Come vi sentite questa sera, mia signora? Bene, Galvano, come potete constatare? Sto cercando l'oro fatato, mia signora. Sempre di corsa. Fermatevi a parlare un po' con me. Devo sbrigarmi, mia signora. Devo trovare le fate che popolano la foresta pericolosa. Non ho mai visto una fata. Pare siano molto belle. Ora devo proprio andare, mia signora. Sì, certamente. Spero di rivedervi presto, cavaliere. Galvano, stai cominciando ad assumere il portamento di un cavaliere. Sire, Merlino mi ha informato su come impossessarsi dell'oro fatato. Merlino conosce molto bene i metalli. Mi hanno detto che è un esperto in questo campo. Sire, com'è andata la vostra giostra? Meravigliosamente. Dovrei parteciparvi più spesso. Sire, passeggiate mai nella foresta pericolosa? Non ho tempo per le passeggiate, cavaliere. Sire, ora devo andare.
Sì, buona fortuna, Galvano. Salve, signore. Al vostro servizio. Sto cercando le fate, Wilf. Fate, signore? Intendete quelle creature con le ali? Wilf, hai mai visto una fata? Che cosa? Intendete nei cerchi delle fate? Che mi venga un accidente se ne so qualcosa. Come procede il lavoro, Wilf? Molto bene, signore. I cavalli mi tengono molto occupato. Vorresti un giorno un cavallo tutto tuo, Wilf? Vorrei che cosa, signore? Un cavallo tutto mio? Che cosa vi salta in mente? Buonasera, Wilf. Buonasera, signore. State attento, signore. Bene, guarda un po' chi si vede. Il tuo modo di fare è migliorato poco. Una persona agiata ha il tempo di correggersi, io no. Ultimamente hai visto qualche fata? Oh sì, quando finisco di bere il mio boccale di birra. La mia armatura è già pronta? Quante volte ve l'ho detto? La prossima settimana! Ora devo andare. Ahimè, e se doveste vedere una fata, porgetele i miei saluti. I funghi sembrano diversi dagli altri. Hanno una forma curiosa. Un cerchio delle fate. Perché ci hai chiamate? Mi ha mandato Merlino. Merlino? E come sta quel vecchio stupido? Ho bisogno di una pepita del vostro oro. Ah, su, ladro di un mortale! Cosa ci offri in cambio? Che volete in cambio per una pepita d'oro? Il nostro oro! Vogliamo che ci venga restituito il nostro oro! Raggiungiamo un compromesso. Avete la mia parola di cavaliere della tavola rotonda. Torna quando avrai il nostro oro. È nostra. Nostra! Ridaccela! Ora! Il nostro oro!
Oro fatato. Grazie, mille grazie. È l'ultima cosa che ottieni da noi. Bel lavoro, Galvano. Sei riuscito a impadronirti della pepita d'oro fatato. Dunque le fate, nonostante i loro continui brontolii, non hanno avuto la meglio su di te. Ora potrò forgiare il tuo anello magico. Eccovi i cavalli, signore, per voi e Elie. Sono i migliori che ho. Prendete anche questa pagnotta. Avrete bisogno di un pezzo di pane durante il vostro viaggio. È un po' raffermo, signore, è anche un po' duro. Così quando lo mangerete, signore, penserete al vecchio Wilf. Pane? Sei gentile, Wilf. È un piacere, signore. I viaggiatori si fermano sempre qui. È un buon posto per accamparsi. Dovete essere stanco. Non molto. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Sì, Lioness dista molte miglia da qui. Ditemi qualcosa su Lioness. Lioness è invincibile. È protetta dalla magia e dalle creature di Morgana. Il nostro sarà un compito difficile. Conoscevate bene Morgana? Disgraziatamente sono stata costretta ad eseguire i suoi ordini. Ero solo una serva. Morgana. A causa sua ora sono sfigurata. Queste cicatrici mi rimarranno per sempre. Un ricordo della sua malvagità. Se Merlino non mi avesse salvata. Le cicatrici guariranno. È molto gentile da parte vostra, Galvano. Accenderò un fuoco. Sì, la notte è fredda. Galvano, lasciatemi qui e proseguite da solo. Io ho bisogno di riposo. Questa foresta sembra non avere fine. Sono giorni che non incontriamo anima viva. Su, sbrigatevi. Andate a cercare aiuto. Inizia a far buio. È quasi sera. Non riuscirete a fare molta strada se verrò con voi. Sarei solo uno ostacolo. Andate e state attento. Andrò a chiedere aiuto. Siete? Vi prego, aiutatemi. C'è una donna gravemente ferita. Fatemi entrare. Come faccio a sapere che state dicendo la verità? Andatevene. Ascoltate, ho bisogno di una medicina per una donna ferita. Aiutatemi. Non faccio mai entrare i forestieri e voi lo siete. Sono un cavaliere. Una mia amica è ferita e morirà se non l'aiuto.
Allora, se siete un cavaliere, dov'è la vostra armatura? Vengo da Camelot e ho bisogno di aiuto. Aspettate. Dite di venire da Camelot. Vi darò tutto ciò che volete se aiuterete la mia amica. Conoscete il vecchio Merlino? Gli ho insegnato molte cose sulle medicine. Infatti ha ancora il mio mortaio con il pestello in puro granito di Kernow. Senza di esso sono perduta. Se me lo riporterete, aiuterò la vostra amica. Addio, vecchia signora. Sbrigatevi e quando sarete di ritorno tossite con forza. Vi riconoscerò da questo. Non puoi aver già portato a termine il tuo incarico. Merlino, Helie è ferita. Ho incontrato una vecchia donna. Dice che voi avete ancora il suo mortaio. Lei... Piano! Piano, no. Merlino, tempo fa una strega vi ha prestato il suo mortaio. Ora vuole che io glielo riporti come prova che sono di Camelot. Un mortaio con il pestello? Ah sì, ora ricordo. Lo avete ancora quel mortaio? Dice di avervelo prestato quando eravate suo allievo. Il mortaio con il pestello? Ah, non più. Devo averlo prestato a qualcuno. Probabilmente qui in giro. Ora devo andare, Merlino. Buona fortuna, cavaliere. Temevo di non rivedervi mai più. Mia signora, ho poco tempo. La vita di Elia è in grave pericolo. Devo tornare da lei. Allora che fate qui, cavaliere? Andate! Mia signora, Elia è ferita.
Ho trovato una strega che può curarla, ma prima devo provarle la mia identità. Ma voi siete un cavaliere di Camelot e per di più un molto coraggioso. Mia signora, avete forse un mortaio per frantumare spezie ed erbe? Perché? Forse sì. Me l'ha prestato Mermelino quando mi sono sposata con Artù. Lo usavo per fare dell'olio profumato. E lo uso ancora. Datemelo, ve ne prego. Potrà salvare la vita a Elie. Prendetelo pure. Mia signora, devo andare. Oh, così presto. Il mio mortaio l'ha custodito per tutti questi anni. Ora che abbiamo il mortaio possiamo cominciare. La ferita è profonda. Forse riuscirò a salvarla. Adesso occorrono dei semi di papavero per l'impasto. Sbrigatevi, cavaliere, non c'è tempo da perdere. Bene, ora abbiamo i semi di papavero, pericolosi nelle mani sbagliate, ma innocui nelle mie. Ora posso iniziare a fare l'impasto. Così ora abbiamo sia i semi di papavero che il mortaio per frantumarle. Adesso occorre trovare uno dei rimedi terapeutici naturali più efficaci, il miele. La vecchia residenza del re è piena di alveari. Ehi, c'è nessuno? Ehi, forestiero, posso esservi d'aiuto? Questa è Tintagel? Io sono un cavaliere della corte di Camelot. Sì, lo è. È irriconoscibile. Bisognerebbe rimetterla in sesto. Gli uomini di Artù sono sempre i benvenuti. Ho bisogno del vostro aiuto, monaco. Le nostre porte sono sempre aperte ai più bisognosi. La mia amica è ferita. Ora si trova all'eremo. Ah, la casa della vecchia Demdike. Sta bene?
L'inverno è ormai alle porte. Monaco, avete degli alveari? Ho bisogno di prendere del miele per questa mia amica. Certamente, ma abbiamo anche altre cose da mangiare. Dove posso trovare il miele? Ne ho bisogno per la mia amica, sta morendo. Frate Antonio è il nostro apicoltore. Prendetene pure quanto volete, ma state attento. Le api sono molto gelose della propria casa. Questa paglia sembra fresca. È perfettamente asciutta. Posso usarla. A quanto pare il pozzo è ancora utilizzato. La paglia si è bagnata. Benvenuto. Vi interessano le api? Buongiorno, monaco. Un vostro fratello mi ha detto di rivolgermi a voi. Ho bisogno di un po' di miele. Capitate al momento giusto. Gli alveari sono pieni, signore. Prendetene quanto ne volete. Tintagel sembra abbandonata. Siete gli unici abitanti? Sì. Quando il vostro re ha costruito Camelot, il nostro ordine è stato tutto dimenticato. Cerchiamo di essere indipendenti. Coltiviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. E siamo anche famosi per il nostro idromele. È per questo che le nostre... Frate Antonio, come posso fare per prendere il miele? Le api sembrano piuttosto arrabbiate. Dovete fumare nell'alveare. Questo le stordirà. Fumare? Io sono un cavaliere di Camelot. Io non fumo. Ma no, non serve fumare. Basta che soffiate del fumo sulle api. Grazie e che Dio vi benedica. Addio, cavaliere. Portate la mia benedizione al re e alla regina. Le api saranno sicuramente al lavoro. Un intero alveare ha un ottimo aspetto. Perfetto, un alveare intero. Un regalo dai nostri piccoli amici alati. Ah, del buonissimo miele di Tintagel. Questo è l'ultimo ingrediente per il nostro intruglio. Fra pochi giorni la fanciulla si sentirà meglio. Un calderone che ribolle.
Un calderone che ri... Ha un odore delizioso. Questi devono essere il mortaio e il pestello che ho avuto dalla mia signora Ginevra. Ehi, c'è nessuno? Chi siete? Sono Galvano e vengo da Camelot. Ho portato con me Elie, la ragazza che era ferita. Ora sta molto meglio. Spiacente, signore, ma non possiamo più fare entrare i forestieri in città. Non vi ricordate di me, frate Antonio? Sono Galvano, un cavaliere di Camelot. Frate Antonio è morto. È stato ucciso. Deve essere accaduto qualcosa. Ho una certa paura. Cos'è successo? Andatevene, non entrate. È pericoloso. Monaco, questa è Elie. La vostra gentilezza e la vostra generosità le hanno salvato la vita. Cos'è accaduto? Potreste pensare che non accettiamo le usanze del mondo moderno, ma un cavaliere senza armatura... Sono un cavaliere della corte di Re Artù. Devo raggiungere Lyoness. Ho l'ordine di uccidere Morgana. Morgana? È stata qui. Ha ucciso frate Antonio. Ha ucciso un monaco indifeso. Entrate, cavaliere. Non ostacoleremo la vostra missione. Dunque, cavaliere, vuoi uccidermi? Il piccolo aiutante di Merlino. Nessuno riuscirà a sconfiggermi! Guardati, non sei niente in confronto a me, e ancora meno senza quella specie di corazza che dovrebbe proteggerti. Sappi che io sono onnipresente. Non puoi vedermi, non puoi toccarmi. Pensate forse tu e il tuo stregone di essere più furbi di me? Che stupidi! L'ignoranza di Merlino e la tua stupidità costeranno molto caro a te e a quella fanciulla! Sembra un vecchio oggetto di ceramica. È rotto, ma potrebbe essere ancora utile.
Cos'è? Un pezzo di una vecchia corda. Sembra una gomena. Beh. Salve! All'aria di essere piuttosto sciocco. Che cosa hai detto? Oh, niente. Devo raggiungere Lioness. Puoi portarmi con la tua barca? Adesso? Ehi, amico, perché dovrei farlo? Allora prestami la tua barca. Devo approfittarne finché il mare è ancora calmo. Cosa? Prestarvi la mia barca? Oh, certamente. E poi me la riporterete quando avrete finito di fare i vostri comodi. Ti guadagni da vivere come barcaiolo? Oh, naturalmente. Tutti mi chiamano Jack l'Onesto. Sono senza soldi. Come posso raggiungere Lioness? Pregate Dio di essere un bravo nuotatore, poi tuffatevi. Ho il sospetto che tu sia un contrabbandiere. Io potrei porre fine alla tua attività. Dimmi cosa vuoi in cambio di un passaggio fino a Lioness. Va bene, va bene. Voglio una bottiglia di idromele, anzi ne voglio tante. I Monanci lo producono solo ed esclusivamente per esportarlo. Un boccale di quella bevanda potrebbe mettere in moto il mio braccio. Grazie. Non ne farò parola con nessuno. Lo spero bene. Abbiamo tanti barattoli di questo tipo, Galvano, e questo, tra l'altro, è anche rotto. Ma c'è qualcosa dentro. Sembra ambra grigia. È pura ambra grigia, la materia prima per fare il profumo. Ce n'è così tanta da poter fare del profumo per molti anni. Ci avete donato una grande ricchezza. In cambio, eccovi una bottiglia del tanto desiderato idromele. Grazie, cavaliere. Una caraffa di idromele di Tintagel. Quanto pesa? Ce ne sarà almeno un litro. Siete già di ritorno, signore? So che mercanteggiate con paesi stranieri. Esportate solo l'idromele? Principalmente sì. Il nostro miele è il migliore di tutta Albione. Produciamo anche incenso in cambio di anfore provenienti dall'est. Un tempo il nostro ordine era famoso per l'olio profumato, ma è molto difficile trovare la materia prima. Ritornerò. State attenti.
Eccoti l'idromele. Bevine a sazietà. Ma prima portami sull'isola. Fate con comodo, speriamo ne valga la pena, ho la gola secca. Ora devo proprio andare, resterete su. Aspetta, ascolta. Mi avevi promesso che mi avresti riaccompagnato a Tintagel. Mi ha ingannato. Sapete, amico, secondo me avete avuto già fin troppo per quel dannatissimo idromele. Non resterò un momento di più. Non sono così matto da rimanere a picchellonare qui intorno. Sono sempre stato un vagabondo, sin da bambino. Che bella conchiglia. È una conchiglia di pettine. La prenderò. Accidenti, quando ripenso a quei giorni, come lanci, credo che alcuni, probabilmente, credo. È la parte che chiamano sonagli. È la parte che chiamano sonagli. Leggeri per un serpente tanto grande. Che bel fungo! Ha una consistenza spugnosa. Un altro cerchio delle fate. Un altro cerchio delle fate.
ci hai chiamate? Devo raggiungere il castello di Lioness. Potete aiutarmi? Il castello? Ma se è così facile da raggiungere, basta cercarlo. Per favore, indicatemi la via per arrivare fino al castello. Che pretese per un mortale che non ha niente da offrirci. Ho ucciso il serpente sulla spiaggia. Quel terribile serpente! Dimostraci che è morto! Portacene la prova! Che impressione, mortale! Ma non basta! Vogliamo l'oro! L'oro fatato! Portacelo ora! Vi ho già restituito il vostro oro fatato. Oh no, mio caro cavaliere! L'hai dato al clan di Ragenab! E senza dubbio quelle ingorde se lo terranno tutto per sé! Vogliamo che ci porti l'oro fatato! Ditemi che cosa volete. Vi darò qualunque cosa se mi direte come arrivare al castello. Vogliamo la tua invisibilità, la tua armatura di vetro! È l'unica cosa che ho. Il mio anello magico. È stato Merlino a darmelo. Fatto con il nostro oro, l'oro fatato. Consegnacelo e ti mostreremo la via. Come posso essere sicuro che poi mi indicherete la via per il castello? Tu sei in possesso di un oggetto rubato. L'oro fatato si presta, non si regala. Restituiscici l'anello e ti mostreremo come raggiungere il castello. Senza il nostro aiuto potresti perderti. Questo è il cammino mortale. Segui il sentiero d'argento e arriverai alle tenebre. Ha una tessitura interessante. Si è vetrificata. È molto dura. La strada è fiancheggiata da teschi. Mi chiedo se quest'uomo da ragazzo abbia percorso le mie stesse strade. Il castello. Solo una mente malata poteva concepire una costruzione simile.
padri, fratelli, figli, tutti uniti da un tragico destino. Padri, fratelli, padri. Chissà se per arrivare al castello mi toccherà continuare a sembrano fatte di un materiale piuttosto resistente, forse di ferro. Pare che le funi siano l'unico sostegno di questo ponte. Questa invece sembra un po' consumata. Le funi sono fissate a travi di sostegno. Spero che siano resistenti. Accidenti, quando ripenso, Re Artù, come credo che alcune, probabilmente, credo sti... Questa invece sembra un po' consumata. Potrei rimuovere la trave marcia con questo corno di drago. Ora questa baracca di ponte dovrebbe reggere il mio peso. Sensazione che ci sia qualcuno. Ah, un intruso, il mio vecchio Teseo. Congratulazioni, hai incontrato il tuo Minotauro. Vattene, sono venuto qui per Morgana, la troverò. Sei indifeso. Forse dovrei semplicemente lasciarti scappare. No. Prima divertiamoci un po'. In guardia! Ragnar, la guardia vampiro di Lioness e il protettore di Morgana. Chi sei tu? Perché ti trovi qui? Mi rifiuto di parlare con un servitore. Ti strapperò i denti dalle gengive! Ti staccherò la carne dalle ossa! Risparmia le tue bugie per Morgana! Accidenti, quando ripenso a quei giorni... Sono un viaggiatore che si è perduto lungo il sentiero. Dove mi trovo? Non farmi perdere altro tempo. So perché sei qui.
Va bene. Merlino vuole fare un patto segreto con Morgana. Morgana mi ha promesso il tuo sangue, mortale. Penso di ucciderti lentamente, prima che il tuo corpo perda tutto il sangue. Ti strapperò il cuore e lo divorerò davanti ai tuoi occhi. Poi, quando avrò finito di mangiare la tua carne, getterò le tue ossa in pasto ai cani. Sono un messaggero di Camelot. Devo parlare con Morgana. Ho un messaggio da parte di Artù. Già una volta un mortale si è perduto a Lioness. Detto fra noi, la sua carne era un po' rancida e dura da masticare. Vuoi che la tua sorte si... Sono solo un viaggiatore che si è perso lungo la strada. Come ci si sente quando si ha paura? Sudi un po' troppo per essere semplicemente un pellegrino innocente che si è perso. Forse la mia regina Morgana prima vorrebbe divertirsi un po'. Abbiamo molti metodi di persuasione qui a Lioness. Come ti senti, mortale? Un po' nervoso? Vampiro, non mi fai paura. Ah, dovrei liberarti. Forse ti credo, forse no. Ma se ti liberassi, potrei fidarmi? Dovrei permetterti di girare liberamente per Lioness? Che cosa ne pensi? Non rappresenta una minaccia né per te né per Morgana. Gli umani sono così ostili, così incivili. Tua madre allattava un maiale senza preoccuparsi della sua educazione. Anche lei era una scrofa che si cibava di immondizia. Tua madre... Pagherai con la vita, vampiro! Ti strapperò i denti dalle gengive! Ci incontriamo di nuovo. Non è stata una buona idea sfuggirmi senza l'aiuto di quel pazzo di Merlino. Il tuo nome è... non lo ricordo. Sei un messaggero o un assassino? Allora, sei rimasto di stucco? Che cosa hai da dire in tua difesa? Mia signora... Mi ha mandato Merlino. Ho un regalo da consegnarmi. Ti sei mai chiesto, cavaliere, perché sei stato mandato qui da me? Non vali niente per loro. Sei solo un frammento di vita che aspetta di essere schiacciato e annientato. Sono qui grazie alla forza che Dio mi ha concesso e all'appoggio di Camelot. Non vi temo. Siete potenti. Ma la vostra debolezza sta nella vanità. Non vincerete, Morgana. Dimmi, cavaliere, ciò che pensi di me. Non sono forse più bella di quella smorta e stupida creatura che si prende gioco del mio fratellastro Artù? La vostra bellezza nasconde un'abominevole corruzione, Morgana. Riesco a sentirne la puzza fin qui. Arrivederci, cavaliere. Thank you.
Una vecchia chiave. Questa chiave deve funzionare con una porta, qua giù, da qualche parte. Questa lampada sgocciola seco dappertutto. Questo sego dovrebbe lubrificare la chiave. È una grossa serratura. Bene, la chiave gira perfettamente. Che cosa c'è ora, mortale? La mia spada! Non riesco a sollevarla! Il problema è che tu sei diventato più debole, oppure la spada è diventata più pesante. Ah, un altro compito? Ragnar è un nemico terribile, non è così? Senza la tua spada ti spezzerà e succhierà il midollo delle ossa. È un peccato che tu non abbia più l'anello magico. Sono qui per uccidere Morgana. Voi occupatevi delle vostre stupide cose. Oh, mortale, non dire così ora. Morgana è una strega molto potente. Dobbiamo stare in guardia. E tu hai bisogno della tua spada. Va bene. Che cosa devo fare? Devi cercarci una cosa, mortale. Deve essere nascosta da qualche parte all'Avernus. Si tratta dell'anima di Morgana. Un compito piuttosto semplice. Ora, ascolta bene, mortale. È grande quanto una mano e si trova in un vaso che assomiglia a una di quelle urne in cui i mortali mettono le ceneri dei morti. Poiché la sua anima non sta nel suo corpo, Morgana non può essere ferita. Per distruggerla, dobbiamo escogitare un modo per impossessarci della sua anima. Sbrigati, mortale, il tempo vola! Tornerò con ciò che mi avete chiesto. Eccoti di ritorno. Dove posso trovare l'urna? Beh, sapevamo che i mortali erano stupidi, ma tu li batti tutti. Fate, se riuscirò a prendere l'urna, mi affiderete un altro compito? Ah, mortale, abbi un po' di fiducia. Dov'è Morgana? Dov'è l'anima di Morgana? Dov'è Ragnar? Ragnar è di guardia e lo sarà fino a quando non riceverà altri ordini da Morgana. Tornerò, fate. Va bene, speriamo con l'anima di Morgana. Un capello umano. È nero e setoso. Deve essere di Morgana. L'urna? Tornerò. La tua spada sarà qui ad aspettarti, mortale. Altri alberi pietrificati, mutati in pietra per l'eternità. Una violazione della natura. Altri alberi pietrificati. Sembra il ramo di un albero. Aspetta. È di pietra. Deve essere stato pietrificato.
un'urna con ossa umane. Che cosa orribile. Se potessi riporre le ossa da qualche parte... Là. È di giada. Sembra orientale. Qualcosa di scuro e strano sembra muoversi sul fondo. Magnifiche ampolle e bottiglie. La signora ha buon gusto. Una bella sedia. Si permette lussi di ogni genere. Magnifiche ampolle. Probabilmente contengono profumi o tinture. Magnifiche ampolle e Probabilmente contengono profumi o tinture. Ci sono dei capelli. Una spazzola per capelli. Mortale, sei tornato a mani vuote? Tornerò. La tua spada sarà qui ad aspettarti, mortale. Che cos'è? Che cos'è? Sì, giada. È proprio lei. È nelle nostre mani, bravo! L'hai trovata per noi. Ora abbiamo l'anima dell'oscura. Sì! Molto bene, mortale! Eccellente! Oh, guarda come l'anima si attorciglia e si contorce! Come se sapesse di essere in pericolo! Come se cercasse di tornare da Morgana! Ora, mortale, non dobbiamo limitarci a rompere l'urna, perché se lo facessimo l'anima tornerebbe da Morgana e sarebbe libera di ucciderci! Abbiamo bisogno di due cose del corpo di Morgana, in modo da escogitare un incantesimo e rinchiudere l'anima nell'urna. In questo modo Morgana non potrà più farci del male. Ma per prima cosa dovrai impossessarti di un capello di Morgana. Quando lo avrai trovato, mortale, ritorna da noi. La mia spada! È troppo pesante! È come se fosse incollata al suolo! Guardate come si contorce, come un serpente. Mortale, abbiamo in comune lo stesso obiettivo, la morte di Morgana. Ti sei comportato molto bene. Prendi la tua spada, Ada. Vedrai che, dopo tutto, non è così pesante. La tua spada da sola servirà ben poco quando ti troverai ad affrontare Morgana. Per annientarla c'è bisogno di un incantesimo. Per realizzarlo, occorre però recuperare un'ultima cosa appartenente al suo corpo. Resti di unghie. Una volta trovate, potremo insieme distruggere quella strerega di Morgana. Spero che la lama sia ben affilata.
porta sembra importante. È ornata da un grosso rango. Quanti incubi riuniti in un unico luogo. Questa porta sembra importante. È ornata da un grosso ragno. Quanti incubi riuniti in un unico luogo. Questa porta sembra è ornata da un grosso ragno. Quanti incubi riuniti in un unico... Ragnar, pensavo di trovarti intento a mangiare un cadavere. O forse tu? No, mortale. Aspetto te per il posto. Che cos'hai da controllare con tanta attenzione, Ragnar? Vuoi proprio saperlo, mortale? Fai un passo avanti e te lo dirò. I vampiri non dormono mai? Dormire, mortale. Cosa significa? Dov'è Morgana? Vorrei parlare con lei. Morgana? Perché vuoi saperlo, mortale? Non riderai, Ragnar, quando ti taglierò la gola. Io sono un vampiro. Non puoi farmi del male. Un medaglione dalla rabbia. Oggetto insolito. Ah! Dentro ci sono solo unghie tagliate.
Che cosa abbiamo qui? Qualcosa di raffinato? Qualcosa di profumato? Un regalo di un vampiro innamorato? Unghie tagliate? Un ricordo di Morgana? Che romantico! Ti sei comportato bene, bene, mortale. Ora, con gli oggetti che ci hai portato, forse riusciremo a escogitare un modo per eliminare Morgana! Morgana ha trovato il corpo di Ragnar. Sa che sei stato tu ad ucciderlo. Dobbiamo agire subito. Abbiamo messo tutti gli oggetti nell'urna. Ora l'anima di Morgana è intrappolata. Adesso è il potere nelle nostre mani. Morgana non ci farà più del male. Non dovremmo ucciderla. È la nostra regina, ma sa che potremmo farlo. La sua anima sa di trovarsi in pericolo. L'urna stessa continua ad agitarsi. Probabilmente anche lei lo sa. Dovremmo proteggerti dall'ira di Morgana, ma dovresti fare un'ultima cosa. Hai preso il medaglione dal corpo esanime di Ragnar, ma egli è morto sto secoli fa. Si riprenderà, come ha già fatto precedentemente. Non ha paura di noi. Si riprenderà l'urna e libererà l'anima di Morgana. Dovrai fermarlo una volta per tutte. Scopri ciò che libererà la sua anima e usalo contro di lui prima che possa rovinare il nostro lavoro. Devi sbrigarti. Ora vai! Vecchio e saggio gufo vede tutto. E qui vede cose orrende. Quelle gabbie sospese? A che cosa serviranno? Ma è uno scheletro! Ma è uno scheletro! La boccetta contiene del liquido trasparente. Sulla boccetta c'è scritto Acqua Santa. Abbiamo spiegato molte cose alla nostra regina, Galvano. Ora vai, sbrigati. Morgana resterà qui con noi a Lioness. Camelot e Albione saranno al sicuro. La fata dice la verità, ragazzo. Mi tratterranno qui, ma non avrò mai pace. Artù stesso ti dirà come può essere precario l'equilibrio delle forze. Stai lontano dalle ombre e temi sempre il calare della sera, Galvano, perché un giorno tornerò e verrò a cercarti. Sarà un incontro molto più piacevole. Mi dispiace. Beh, sono sbalordito.
So che sei un bravo artigiano. Mi dispiace, cavaliere.